E bello per tutti voi, ragazzi. Siamo arrivati con il seguito della nostra prima top 10. Cioè, top la prima in assoluto. The first top 10 ever made. Che neanche mi piange il cuore. È passato un anno. No, un anno. Io non cercavo. È passato più di un anno. Summoner 3D, raga. Mettetevi gli occhiali in 3D. E sparatevi Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 2, che è un grandissimo capolavoro per Dreamcast, che ha quella freneticità classica di Sonic, però mantenendo una velocità non tanto elevata, cioè non diciamo che rispetta i limiti, dovrebbe essere rispetta sì, i limiti, esatto, in questo caso. Comunque un bel platform 3D, forse un po' troppo facile, però ci sta. C'ha vabbè, almeno belle... non c'è, diventi epilettico, risparmi. Sì, ha delle belle animazioni. Io ho giocato il remake del livello con il camion su Sonic Generation e mi è piaciuto, che pur panico, odiando i giochi troppo camion frenetici. No, comunque è un titolo che per chi ha un Dreamcast deve forza giocare. Cioè un, perciò nessuno, perché nessuno ha un Dreamcast. Nessuno ha un Dreamcast, però se lo avete potete giocare. Numero 9! Se lo avete potete giocare. Super Mario Galaxy, il che primo, secondo me potrebbe pure sta in prima posizione come gioco, perché è un ottimo platform 3D, se non uno dei migliori mai creati. Cioè, per il genio dei pianeti, della gravità. Però cioè, dovrei ammettere che la telecamera è qualcosa di pessimo. Cioè, nel senso, veramente sì, venire il diventa un po' stupido dopo un po', però. Ma è proprio la difficoltà e la complessità dei pianeti che rendono, cioè, trattenere il vomito. Vabbè, però, Gran bel gioco. È come se ti dicessi: ti faccio mangiare il panino più buono del mondo, ma a testa in giù mentre fai bungee jumping. Cioè, esatto. Sì, è la vabbè, cosa più complicata del mondo. Comunque, numero 8. Che gli vuoi di? Numero 8. Alla posizione 8 abbiamo Rayman 3. Che ho messo anche nella top 10 dei giochi per PlayStation 2, perché boh, secondo me è uno dei migliori Rayman, anche se non c'entra quasi nulla con Rayman effettivamente, è un po' particolare come titolo. Beh, diversamente Rayman. Sì, esatto, levando i nemici che sono completamente diversi rispetto ai classici, sono... sparano, i classici uomini melanzana, cacciatori. Sì, sì, esatto, sono cacciatori di melanzana. Poi una cosa che ho sempre adorato sono i poteri e i boss. Io adoravo quando ti rimpicciolivi e finivi nella scarpetta. Bello, mi faceva tenerezza. Oppure le sezioni funky dove saltavi tipo su una traccia all'altra, era figo. No, pure mi ricordo c'era un boss, non mi ricordo come si chiama, che tipo ti sparava dentro una casa abbandonata, era fighissimo. Che c'era il cacciatore. Alla 7 Bugs Bunny Lost in Time, che è un gioco epico che ha fatto la storia. Assolutamente. Fatta davvero la storia. Era talmente ampio, talmente grande, con talmente tante cose da fare che praticamente non ti stufavi mai. Io ancora non ho capito se l'ho finito sto gioco. Nel senso, è difficile perché praticamente dovevi recuperare le svegliette. E una volta recuperate le svegliette, potevi recuperare le carote dorate. Poi all'interno c'erano tutti gli easter egg dove potevi trovare gli altri personaggi dei cartoni animati della Looney Tunes. Cioè, era tanto. Era proprio tanto. Tanta roba. Cioè, io ad esempio, no, mi ricordo di averlo finito, però non mi ricordo sti livelli. Cioè, che cazzo di gioco ho giocato? Con la comicità che è soltanto un gioco così può dare. Della Warner Brothers. Personaggi. Mentre Warner adesso Brothers abbiamo Dragon Rex. A proposito di comicità, quanto fa ride Dexter. Che io l'ho sempre chiamato Dexter. In realtà poi è Dexter. Io pure. Raga, io lo amavo talmente tanto Dexter, che Dexter, vabbè, come cazzo lo volete chiamare, che quando uscì il gioco per PSP mi rodevo il fegato che non potevo giocarci, cioè, quello là dove c'era solo Dexter. Dexter. Io ho giocato il 3 e basta. Poi non mi ricordo quasi nulla di sto gioco, perché più che altro c'era in fissa mio cugino e non io, quindi io guardavo cugino, più cugino. A me piaceva perché era quella difficoltà da giocatore medio, cioè te lo potevi godere. Che potevo giocarci anch'io, grande. Mamma! Sì, ci potevo giocare il bambino di 2 anni pure. Cioè, potevo giocare nel senso senza dita. Numero 4 abbiamo Banjo Kazooie, che no, per che me è molti la. Per me la RAR è morta con Donkey Kong Country 3, quindi cioè, per me questo gioco non esiste. Vabbè, comunque un clone per molti di Mario 64. Di Donkey Kong 64. Non so perché, ma sto gioco, raga, non c'entra nulla.
ma mi ricorda Dottor Muto dai colori. Che cazzo delle è Dottor Muto? È un gioco, vabbè, poi lo metteremo in qualche top 10 in futuro probabilmente. Dottor Muto. Comunque, io ancora mi chiedo com'è possibile che esce uno struzzo da zainetto che te porta in spalla un orso, però... Ma perché è il potere della fantasia. Esatto, comunque, il potere della droga. Pure questo, complicatissimo, difficilissimo, ci sono tanti minigiochi molto difficili, se lo volevi finire al 100% ti devi veramente chiudere. Toy Story 2! Bello. Mentre qui Toy Story 2 è epico, fantastico, penso che oltre a quello che verrà dopo sia uno dei giochi che ho giocato di più in vita mia. L'ho sì, completato al 100% solo un paio di volte, perché poi fra una cosa e l'altra poi alla fine lo completavo ma mai al 100%. Solo un paio di volte. No, solo, no, ma al 100% solo. Posso tranquillamente dire che è uno dei pochi giochi che continuo a rigiocare tuttora, insieme a Donkey Kong Country 2 e a quello che verrà successivamente alla prossima posizione. Però vabbè, facciamo spoiler. È il mio feticismo, cioè tipo le mappe razzi, i giochi razzi tipo questo, tipo anche Micro Machine, nonostante non sia totalmente in grado di giocarci, e Patrizio lo sa. Io, però cioè, ti impegni. Tipo, mi affascinano, mi affascinano. A te piacciono le cose in miniatura, quanto ho capito? Sì, 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 sì. Adesso si sprecheranno le battute, al numero 3. Spyro 2, il gioco col doppiaggio più bello di sempre. Sì. Però ecco, questo era il gioco che dicevo che è il primo gioco in vita mia che ho finito al 100%. E l'ho finito per tutti e tre gli slot che era possibile utilizzare nella memory card. Hai consumato una memory card? Sì, sì, Spyro. Sì, sì. L'ho finito, proprio l'ho spolpato, mi ricordo. L'hai proprio spolpato tutto. Se adesso mi fai sentire l'inizio di un discorso probabilmente dei personaggi, io mi ricordo cosa dicono, perché l'ho giocato talmente tante volte che lo sapevo a memoria. Ma un sacco di gente ce l'ha nel cuore sto gioco, cioè è uno dei classici da PlayStation 1. No, ma infatti è uno di quei ricordi che leggo alla mattina, alla mattina e di io Natale, invece, per esempio. Esatto. Cioè, e io invece vado controcorrente e sono più per Crash Bandicoot. Allora, la suspense, ragazzi, suspense. E beh, ragazzi, che dite di Crash Bandicoot? Il rompiscatole di Crash. È in TN Orange. Poi raga, io ho cominciato col 3, convinto fin all'età di 10 anni che il 3 fosse il primo. Però vabbè, ma perché non c'è... quando ha insegnato le tabelline probabilmente era perché non avevo mai letto il titolo. Io lo chiamavo Crash, quindi giochiamo a Crash. Non mi sono mai soffermato a leggere il titolo. E poi ho scoperto che ce n'erano due prima. Ho fatto, ma che cosa? Quando? Come e perché? Ma questi seguiti fanno un po' schifo. E niente raga, c'erano delle ambientazioni che te lasciavano proprio a bocca aperta. Ma infatti, ma più che altro voglio lanciare un quesito. Se sapete che cazzo diceva la maschera, scrivetelo nei commenti. Bodyguard. Sì. Prima posizione Super Mario 64, che è invece demette Mario Galaxy. Abbiamo messo questo proprio perché chi più di lui può portare la bandiera dei platform 3D. Cioè, è lui proprio. Mamma mia, cioè io la prima volta che ho giocato a sto gioco, ero spaesato, perché era tanta roba poter gli elementi di un platform dentro il 3D, cioè diciamo che si era reso possibile grazie proprio anche al controller del Nintendo 64. No, aspettate, analogico. Sì, che tutti tengono al contrario. No, quel si è levato il cappello. Super Mario si può levare il cappello. Super Mario si può togliere il cappello. Sinceramente, c'hai i capelli. Ma l'ha fatto tipo innumerevoli volte nel corso della storia. E bonus, abbiamo il diversamente platform 3D tomba, esatto. Diciamo che è un po' 2.5D, cioè che sì, è un po' quelle dimensioni, è due dimensioni e mezzo, ammazza, grabbi i maiali a sto gioco, ma non è né carne né pesce. No, se non ci stanno i nani rosso i topi, di sera non mi piace. Tempo si spera, basta con i luoghi comuni. Comunque, il nostro cacciatore di maiali dai capelli rosa è meritato almeno di essere citato in questa per la serie. Lo leggo a dei bei ricordi. Me lo ricordo quando mi hanno operato di appendicite. Ecco, bene. La bellezza, però. Comunque, ragazzi, vi invito a guardare la top 10 degli Abbandu e iscrivervi al primo canale, al secondo canale, cliccare mi piace e attivare le notifiche sulla pagina Facebook e visitare il nostro negozio eBay. Quindi, bella! Ciao! Okay.